Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale, il canale dello Strano Nerd. Oggi, come avete detto dal titolo, andiamo a vedere il nuovo aggiornamento di eFootball 2022. Un aggiornamento che porta con sé qualche buona ricompensa, il login è sempre lo stesso, ma che ci dà però la possibilità di fare 200.000 GP. Andiamo per grado. Prima di andare avanti nell'analisi dell'aggiornamento che è arrivato oggi di eFootball, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, perché più del 40% di voi guarda i miei video ma non è iscritta. Ragazzi, stavolta ve lo metto anche sotto, lo vedete anche direttamente voi, così capite che non dico cavolate. Ragazzi, è un like, è un'iscrizione, è un sonde click, quindi diamo una mano al canale a crescere. A me dà fastidio anche ripeterlo ogni volta, però cavolo, il 40% su un canale così piccolo è veramente tanto se ci pensate. Quindi date la possibilità anche al youtuber, allo streamer che vi dà la possibilità di vedere questi contenuti, di rimanere aggiornati, di vedere anche l'analisi di determinati giochi che magari vi possono interessare. Datevi un piccolo supporto, che in questo caso è il massimo supporto che potete dargli. Quindi mi raccomando, piccolo gesto, ma che fa tantissimo per chi effettivamente vi mette a disposizione questo tipo di contenuti. Ve l'ho detto, adesso andiamo avanti nell'analisi dell'aggiornamento di oggi. Vi ricordo che gli aggiornamenti di eFootball arrivano il lunedì e il giovedì, quindi alle 4 di mattina di sotto si resettano i login / aggiornamenti. In questo caso oggi arrivano degli annunci con delle ricompense. In questo caso il login bonus giornaliero è sempre lo stesso, ma oggi, oltre a metterci un nuovo evento, ci danno anche 100.000 GP. Facili da fare, e quindi andiamo a vedere. Avviso, campagna speciale a partire dal 2/6/2022. Grazie per il tuo supporto a eFootball 2022. A seguito dell'aggiornamento versione 1.1.0, dal 2/6/2022 terremo una campagna speciale che ti permetterà di ricevere monete e football. Inoltre sono anche in arrivo svariati eventi e giocatori interessanti che non vedrei l'ora di aggiungere alla tua squadra dei sogni. Anteprima campagna, sarà disponibile la campagna accessi che ti permetterà di ottenere fino a 300 monete e football. È un contratto mirato semplicemente accedendo al gioco nel periodo di validità della campagna. Non perdere un'occasione unica per riempire le casse del tuo club e ingaggiare un giocatore a tua scelta. Anteprima lista giocatori, stavolta potrai ingaggiare giocatori leggendari del calibro di Albert Ferrer, Andrés Iniesta e Patrick Kluivert. Inoltre abbiamo selezionato giocatori di livello assoluto che militano nel Chelsea B e saranno disponibili come giocatori in risalto. È l'occasione che aspettavi per aggiungere delle vere stelle alla tua squadra. Anteprima evento, questa è un'anteprima dell'evento che ci farà fare dal 2/6. Metti alla prova la tua squadra dei sogni nell'evento World Wild e nell'evento Tour Ligue 1 Uber Eats. Se vuoi fare ancora un po' di pratica con l'IA prima di affrontare avversari umani, poi l'evento starter fa proprio al caso tuo. L'evento starter è quello che c'è sempre attivo, presumo, non penso ne metteranno un altro. Se ne metteranno un altro sarà tanta roba. Una nuova funzionalità, obiettivi, questo è molto interessante. Gli obiettivi sono l'ultima novità introdotta nel gioco, raggiungili giocando in maniera particolare. Il loro miglior pregio, ogni obiettivo conseguito ti garantisce dei premi, quindi prova a completarli tutti. La funzionalità diventerà disponibile solo quando l'aggiornamento versione 1.1.0 andrà live, cioè andrà finito, insomma. Note, il programma e i dettagli potrebbero variare senza preavviso. Qui si parlano sempre con quel culo, come solito fare in tutti questi giochi, un pochino con aggiornamenti continui e niente. Login, campagna login. Grazie della tua fedeltà a eFootball 2022. Affinché tu possa divertirti ancora di più con eFootball 2022, sarà disponibile una campagna accessi che ti permetterà di ottenere 100.000 GP. Accedi durante il seguente periodo di disponibilità della campagna per ricevere 100.000 GP. Approfitta di questa occasione per riempire le casse del club GP, che potrai poi utilizzare per ingaggiare giocatori e allenatori con cui sviluppare ulteriormente la tua squadra dei sogni. Il periodo di campagna 26/5/29/5, quindi 3 giorni. Poi c'è il bonus per l'accesso solo una volta nel periodo. Quindi ragazzi, dicevo una cagata, non era 200.000 GP ma era 100.000 GP. Aggiornamento e informazioni riguardanti i punti e football. Durante la manutenzione odierna abbiamo prolungato la data di scadenza dei punti e football. Potrebbe apparire una data di scadenza errata subito dopo l'accesso, ma in realtà è stata prolungata correttamente. È possibile verificare le date di scadenza dei punti e football dalla sezione relativa alle informazioni sull'account in MyKonami. Vogliamo scusarci, eccetera. Allora ragazzi,
Queste sono le tre notifiche che sono arrivate in game. L'aggiornamento versione 1.1.0 arriverà il 2 giugno, praticamente il mio compleanno. Ci daranno anche dal bonus login le monete e football, quelle che serviranno per poter andare a pullare nei banner con le carte speciali. E in questo, intanto, in questo periodo di tempo ci danno la possibilità, entrando dal 26 al 29, di avere 100.000 GP da poter utilizzare. E andare a comprare giocatori nell'apposito mercato. Ultimo, ma non ultimo, andando nella sezione Dream Team, abbiamo la possibilità di partecipare a un nuovo World Wide Club con protagonisti, nella copertina si fa per intenderci, il Bayern Monaco. In questo caso, entrando dentro, sono sempre le solite partite, ragazzi, i soliti obiettivi. Probabilmente stasera andrò in live, li faremo insieme magari. Qui ci vogliono, vedete, gli obiettivi sono punti minimi 1, punti minimi 3, punti minimi 5. Sono facendo tre partite, avete disponibilità tre partite per raggiungere l'obiettivo. In questo caso si parla di punti, quindi pareggiate un punto, vincete tre punti. Dovete fare tre partite, quindi fatevi il conto voi. Nel primo obiettivo dovete raggiungere un punto, quindi anche pareggiando una partita passate al secondo obiettivo. Una volta fatto il secondo obiettivo, andate al terzo obiettivo e avete passato avete finito praticamente l'evento. Cosa c'è di brutto in questa tipologia di eventi? È che sono poveri di ricompense, ok? Perché ormai il meta è già cambiato fondamentalmente, quindi i giocatori per livellarsi hanno bisogno di parecchi allenamenti. Chi li usa per la propria squadra sa benissimo che comunque non pullando in ogni banner e quindi non potendo vendere i giocatori per riscuotere gli allenamenti, in questo caso si deve affidare a questi eventi, e se questi eventi danno poche ricompense, sia per quanto riguarda i GP sia per quanto riguarda gli allenamenti, diventa un po' monca la cosa. Quindi non mi fa impazzire questo tipo di ricompensa. Proprio per quanto riguarda gli eventi, tutto sommato non gli si può dire niente, anzi è anche abbastanza interessante. Io alzerei i punti per farvi capire. Per il resto, ragazzi, sono sempre la solita roba. Attendiamo lunedì per vedere il prossimo aggiornamento. Io penso di aver tutto quanto, ragazzi, non c'è più altro da analizzare. Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto. Un bel like per supportare, è il massimo quello che potete fare. Vi auguro una buona giornata, ragazzi, e come sempre, buon game a tutti. Ciao ciao!